Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video tag dedicato alla mia città perché il titolo è Vi racconto la mia città. È stato ideato da Filippo Evan, vi lascio il link del suo canale giù in info box, però io in realtà l'ho visto sul canale di Ombretta, quindi anche del suo canale vi lascio in info box il link. Io voglio fare questo video perché se seguite il mio canale sapete che sono di Genova e sapete che Genova nel 2018 ha avuto una ferita enorme, ossia il crollo del Ponte Morandi, che ha lasciato veramente una grandissima ferita in tutti i cittadini di Genova. Non c'è nessuno che non abbia sentito veramente in maniera profonda il crollo di questo ponte. Quindi io voglio dedicare alla mia città questo video tag e lo voglio fare proprio in questo periodo perché in questo periodo ci sono un po' di movimenti. Il ponte in qualche modo si sta cercando di smantellare, quindi insomma ci sono un pochino di movimenti e io in questo periodo qua mi sono sentita di fare questo tag. Ma basta con le premesse e andiamo subito a fare la prima domanda. In quale città vivi? Genova, e qui non mi soffermerei troppo. Seconda domanda, un luogo che ti ricorda la tua infanzia? Devo dire che io, se penso alla mia infanzia, non ho tanti luoghi che me la ricordino, se penso alla mia città, ma i luoghi che mi ricordano la mia infanzia sono tutti fuori dalla mia città, quindi diciamo che non so cosa rispondere perché io ho veramente diversi luoghi a cui sono legata e che mi ricordano la mia infanzia, ma non sono nella mia città. Poi andiamo avanti, un luogo in cui non sei più tornata. Devo dire che c'è un luogo nel quale io sono stata l'ultima volta praticamente 20 anni fa e poi non ci sono più tornata ed è una villa che si chiama Villa Duchessa di Galliera e si trova a Voltri, che è un quartiere del ponente di Genova. Io ero stata in questa villa proprio tantissimi anni fa, c'erano degli animali, dei daini, degli animali di quel genere, adesso non so come sia, non ne ho idea. Però ero andata a vederla appunto perché c'era questa cosa e poi non ci sono mai più tornata, quindi mi viene in mente quello perché poi io mediamente nella mia città mi ci muovo abbastanza, però quello è veramente un luogo nel quale non ho mai più messo piede. Poi il posto in cui vai quando vuoi stare sola e riflettere. Devo dire che io quando voglio stare sola e riflettere me ne sto a casa mia, quindi non c'è un luogo in città in cui vado per riflettere, per stare sola, perché preferisco starmene a casa mia e riflettere appunto nel calore della mia casa. Quinta domanda, un luogo che secondo te rappresenta la tua città? Io devo dire che se penso a un luogo che possa rappresentarla, mi viene in mente il porto. Il porto di Genova è il più grande d'Italia e è molto rappresentativo della nostra città perché le attività portuali a Genova sono veramente importanti e quindi secondo me lo rappresenta, rappresenta proprio la città. Sesta domanda, che cosa cambieresti della tua città? Ci sono ovviamente una serie di cose che io cambierei della mia città, però devo dire che ce n'è una in particolare. Io vorrei che il centro storico fosse più curato e meglio tenuto. E quando parlo di centro storico non mi riferisco a quelle vie che sono molto molto frequentate dai turisti, quindi diciamo quelle un po' più famose, un pochino più grosse, ma io mi riferisco proprio a quella parte di centro storico che è meno conosciuta, che è più nascosta. E lì devo dire che non c'è tanta cura, perché io ci sono capitata per sbaglio un po' di tempo fa con il mio compagno, stavamo camminando in una via famosa che si chiama Via Garibaldi, stavamo camminando e ho detto potremmo passare di là perché secondo me facciamo prima una scorciatoia e siamo finiti in una serie di vicoletti che devo dire erano abbastanza tenuti male con dei personaggi diciamo poco raccomandabili. E quindi io in quel momento ho proprio pensato, secondo me dovrebbero tenere bene e curare di più anche questi vicoletti più piccoli, più nascosti, perché comunque sono estremamente caratteristici, perché il centro storico di Genova è veramente caratteristico, ha questi vicoletti con queste case alte tutte attaccate una dietro l'altra e quindi è veramente particolare. Però diciamo che quelli che noi chiamiamo i caruggi, che sarebbero i vicoli, più caratteristici, più stretti, più piccolini sono anche quelli, diciamo,
più mal tenuti, secondo me. Quindi, se io dovessi cambiare una cosa, cambierei sicuramente quella. Settima domanda: che cosa ti piace della tua città? A me la mia città piace molto, soprattutto a livello paesaggistico. Mi piacciono anche le persone, perché comunque io mi trovo bene con i miei concittadini, e mi piace tantissimo il clima, perché a Genova c'è un clima eccezionale. È vero che è una città ventosa, quindi quando è freddo e tira vento, comunque è freddo e tira vento, però il clima comunque è abbastanza mite, quindi Genova ha degli inverni che, fatta eccezione per qualche giorno all'anno, comunque sono assolutamente vivibili, e ve lo dico io che sono freddolosa, quindi insomma fidatevi, perché così a Genova in inverno siamo sempre intorno ai 12 gradi, 10-12 gradi, quindi rispetto ad altre città d'Italia dove magari i gradi sono 2 o 3, si sta comunque molto bene. Poi, ottava domanda: un evento importante della tua città? Ce ne sono tanti eventi che sono importanti nella mia città. Mi viene in mente il Salone Nautico, che comunque tutti gli anni lo fanno e ne parlano tutti i telegiornali. La giornata dei Rally Days, che comunque è quella di cui vi ho parlato un pochino nel video in cui vi parlavo del mio documento adottivo, quindi ve lo lascio nelle schede così magari capite a cosa mi sto riferendo. E anche i Rally Days sono un evento comunque della mia città abbastanza importante, perché arrivano comunque turisti da tutte le parti d'Italia e direi anche del mondo, perché a me capita molto spesso durante questo evento di trovare anche molti turisti stranieri, quindi insomma sono due eventi sicuramente molto particolari. E poi ogni 5 anni fanno l'Euroflora a Genova. Non so se sia una cosa solo di Genova o se la facciano anche in altre città, sono sincera, però è comunque un altro evento che porta molto turismo e molte persone arrivano anche da fuori per vederla. Prossima domanda: racchiudi in una parola la tua città? Io direi suggestiva. Se devo parlare della mia città con una sola parola, direi suggestiva. Suggestiva per le persone, suggestiva per i paesaggi, suggestiva anche per tutti quegli angolini un pochino nascosti che si possono trovare a Genova, come dicevo prima, anche nel centro storico. Quindi io la definirei suggestiva. Qual è il monumento simbolo della tua città? La lanterna. La lanterna è il simbolo di Genova. Le persone della tua città come sono caratterialmente? Dunque, le persone della mia città sono un pochino chiuse, è inutile negarlo, però quando è il momento di essere generose, sono estremamente generose, contrariamente a quello che si dice dei genovesi, perché io lo so cosa voi dite dei genovesi, che siamo tirchi, che siamo chiusi, che siamo scontrosi. In realtà non è vero, perché noi siamo un pochino riservati, questo sì, ma sappiamo avere un grande cuore quando è il momento. Quindi, insomma, questo è quello che io mi sento di rispondere. Poi, tredicesima domanda: che cosa pensano della città e dei cittadini i turisti? Si sbagliano o hanno ragione? Io devo dire che non lo so quello che pensano i turisti, perché non mi è mai capitato di parlare con i turisti della nostra città. Questa è una domanda che dovrei fare a mio papà e a mio zio, perché entrambi come lavoro fanno il tassista. Mio zio non lo fa più perché è in pensione, però comunque facendo i tassisti sicuramente loro hanno parlato tantissime volte con i turisti. Però io sinceramente cosa pensino i turisti non ne ho la minima idea. Poi, prossima domanda: quali sono i luoghi che consiglieresti a chi volesse venire in vacanza nella tua città? Ce ne sono tantissimi, a partire dal centro storico, che è bellissimo, ma non solo il centro storico, ma anche proprio il centro, quindi il ponte monumentale che si trova in via 20 Settembre, che è bellissimo, la cattedrale di San Lorenzo. Poi consiglierei sicuramente il Porto Antico. Consiglierei di andare a vedere Genova dall'alto in un quartiere che si chiama Castelletto. Qui c'è una spianata, si chiama proprio Spianata Castelletto, e c'è una vista spettacolare, quindi è veramente bellissima. Poi io consiglierei anche di vedere quelle zone che sono un pochino più sul mare, quindi che rimangono nella provincia di Genova, ma che non sono a Genova città, quindi località della Riviera, come ad esempio Portofino, che è famosissima. Ma non solo Portofino, anche Nervi. Nervi è, diciamo, a Genova, perché fa ancora parte di Genova, però
però rimane un pochino più in fuori, diciamo che andate un pochino più verso la riviera. Ma Nervi è bellissima, ha delle scogliere stupende, una bellissima passeggiata a mare, un bellissimo parco che è quello dove hanno fatto tra l'altro l'Euroflora di cui vi parlavo prima. Quindi insomma tutte queste località io sicuramente le consiglierei senza dubbio. E poi in particolare ci sono due parchi che io consiglierei, uno è Villa Pallavicini e l'altro è Villa Serra e sono due parchi veramente molto particolari e molto belli, soprattutto Villa Pallavicini secondo me è più bella di Villa Serra, è una cosa da vedere almeno una volta nella vita se venite a Genova. Ok ragazzi, mi fermo perché poi faccio la guida turistica e non finisco più di parlare. Prossima domanda, quali sono i cibi tipici della tua città? La focaccia alla genovese, il pesto alla genovese, la cima alla genovese, che è una cosa particolare perché è praticamente un pezzo di carne che è fatto come una sacca, infatti va proprio cucita e all'interno c'è un ripieno di uova, prosciutto, piselli, parmigiano, quindi è molto particolare ed è proprio una cosa genovese. Poi ci sono i dolci tipici genovesi che sono i canestrelli. Poi ci sono dei biscotti che si chiamano i biscotti del Lagaccio e sono proprio qua fatti a Genova. E a Natale abbiamo il pan dolce genovese, sia alto che basso. Poi, prossima domanda: quali sono le tradizioni della tua città? Tradizioni ce ne sono sicuramente tante, però a me ne viene in mente in particolare una che è quella del confuoco. O meglio, con fuego, detto in genovese. Questa è una tradizione molto antica che risale al XIV secolo, quindi dall'antica Repubblica di Genova, quando l'abate del popolo, in rappresentanza di tutti i cittadini, donava come segno di buon auspicio al doge un alloro pieno di fiocchi bianchi e rossi e praticamente questo alloro veniva fatto bruciare sulla piazza. Proprio come simbolo di buon auspicio e i cittadini per portarsi a casa, diciamo, un amuleto che portasse fortuna, diciamo, picchiavano un po' per andare a recuperare questi rametti bruciati dell'alloro. Io quest'anno ho partecipato a questa cerimonia e vi posso dire che effettivamente c'è stata un po' una lotta per andare a prendersi il rametto, il ramoscello, diciamo, di alloro bruciato, però poi ce l'ho fatta, me lo sono conquistato. E questa è una delle tante tradizioni, diciamo. I personaggi che secondo te hanno rappresentato la tua città? Beh, ce ne sono tanti. Se parliamo di personaggi storici, mi viene in mente Giuseppe Mazzini. Se invece parliamo di personaggi, diciamo, non storici, ma che comunque in qualche modo hanno fatto la storia, mi viene in mente Fabrizio De André, che ha fatto un po' la storia della musica, che è stato un cantante veramente molto amato e che sicuramente ha rappresentato Genova anche proprio con i testi delle sue canzoni. Qual è il periodo che consiglieresti a chi vuole venire in vacanza nella tua città? Io consiglierei la primavera, perché secondo me la primavera è proprio il periodo migliore. Intanto ci sono gli alberi che cominciano a fiorire, ci sono molte zone in cui si può vedere la mimosa, che comunque è particolare, bella, e soprattutto il clima comincia a essere, insomma, interessante, perché comincia a essere un pochino più caldo, cominciano a esserci le giornate più lunghe, quindi sicuramente la primavera. Poi, se potessi aprire il tuo cuore, cosa diresti alla tua città? Io farei solo una dichiarazione d'amore alla mia città, quindi ti amo, non direi altro. Poi, tagga qualcuno. Io taggo tutti quelli che hanno desiderio di fare questo tag, perché è un tag abbastanza vecchio, è già un po' che ce l'ho lì, da fare, insomma, nella mia programmazione del canale, quindi non ho idea di chi lo abbia fatto. E chi non lo abbia fatto, quindi se lo fate, magari fatemelo sapere che vado a vederlo, però siete tutti taggati. Io mi fermo con questo tag che credo sia venuto lungo, ma ho perso la cognizione del tempo. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.